Cosa importa se paradiso anche Ostia Lido? Ragazzi, oggi si va così, si vlogga, si inizia il vlog così. Grande Jax. Che balla, che balla. Con la mia compilation dell'estate, vero? Anche se oggi è stata una nottataccia. Comunque qua sto preparando dei sandwich. So che siete sempre curiose delle mie ricettine. Vabbè, non è una ricetta, però allora, uso questi qua integrali. Poi ho la fesa di tacchino, il cotto, perché sapete che non posso mangiare il crudo, se no metterei quello, perché non ho voglia, ragazze. Poi ho le olive, pomodori già lavati e tagliati, le sottilette light e l'insalata che la sto lavando e anche i carciofini. E oggi è una giornata stupenda perché ragazzi andremo a prendere la macchina, ma vabbè, vi svelerò tutto dopo, adesso mangiamo. Ragazzi, io sto in fissa con questa canzone. Mare, c'è di mezzo il mare, la playa, l'estate, la festa. Se mi seguite su Instagram lo sapete già che sono in fissa e sbagliamo sempre le parole, io e Dario. Adoro Baby K, è una figa. La playa, l'estate, la notte, la festa. C'è anche Baby, che stanotte ha fatto il cattivo. No, non è vero. I nostri sandwich con fesa di tacchino, pomodoro, insalata, carciofini Carciofini. e le olive accompagnate vicino. Buonissimi! Appetito, amore! Se oggi, mio amore, faremo i Gelati. gelati! Adesso vi facciamo vedere. Sono buonissimi, intanto mi avete chiesto come li fai a fare. Ci vuole pochissimo per fare, poi sono fit, light, quindi ve li straconsiglio questi qua di Food Spring. I due gusti nuovi sono cocco e questo qua dovrebbe essere tipo fragola. Bravo. Madonna, non vedo l'ora, sono tutto questo al Proviamo, cocco. proviamo, proviamo. Iniziate ad aprire che già il profumo si sente. Comunque ragazzi, il mio codice sul sito Foodspring ve lo dico già perché me lo chiedete sempre nei commenti, CarlitaYT, e avrete lo sconto su tutto il sito, quindi anche Vediamo. Vedete di cocco. su questi qua. Fai sentire, amore? Bello. Adoro cocco, no, vabbè, non vedo l'ora. La cosa bella di questi Questo è fragola, preparati, no? Si vede sì, proprio, fragola, fai guarda. Colore, guarda. vedere? Rosa. Comunque la cosa bella di questi preparati è che basta unirli all'acqua nello shake, mescolate e poi li mettete Shake, nelle formine dei gelati e sono pronti. shake. Dai, facciamo. E sono proteici, quindi hanno zero grassi e pochissime calorie. Sono buonissimi come spezzafame, anche colazione e merenda. Comunque è arrivata anche Pupi qua. Pupi, vuoi anche tu il gelato? Sì, comunque. Allora, amore, basta che uniamo, c'è scritto qua dietro 60 grammi di polvere e 70 di acqua. Noi li abbiamo fatti tante volte qua dentro e poi si mettono le formine. Se non avete le formine, a parte che anche sul sito Foodspring, se non mi sbaglio, ci sono, potete aggiungere, potete farle anche nelle ciotoline, viene tipo nel secchiello. Però così è buono, sembra proprio un gelato, quando lo mangiate sembra tipo un gelato cremoso. Avete 60. presente tipo il fior di latte, questi qua? Sì, fai vedere, amore. Vai, ragazze, mettete i vostri fidanzati a darvi una mano, soprattutto se siete Questo. panzute come me. Guardate qua che panzona. Questo vestitino mi va praticamente stretto ed è la prima volta che non l'ho mai messo. Vabbè, già non lo posso mettere più. Dimmi Sì, quando arriva oh mio Dio, il 60. sta facendo un macello, amore. Vedi, mio amore. Amore, non devi toccare con la mano, No, sennò dimmi quando si... arriva il Ecco, è 60. arrivato 63, ok? E poi l'acqua e poi shakerate. Vi dicevo, viene tipo un gelato cremoso ed è molto buono, soprattutto per me che ho sempre voglia di dolce, di Quanto gelati. acqua? 70 grammi, almeno così alterno. E non mangio troppi gelati e dolci, e ne mangio sempre uno dopo cena o anche uno il pomeriggio. Ok, adesso basta che chiudi e shakeri, quindi non dovete neanche sporcare fruste, niente. Shakeri e poi li mettiamo nelle formine. Semplicissimo, ragazzi, ve li straconsiglio, sono buonissimi. Va bene, adesso li mettiamo qua. Là c'è anche Pupi, Shake, 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 shake. shakey, 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 shakey. Oh, Vai, vai. ci vuole. Wow, vai, amore, vai di nuovo. Ma stavo Shakeriamo.
Ho paura che cada tutto. Scegliamo tutto. Ok, vai, adesso mettilo qua dentro. No, subito diventa uniforme, molto semplice, non c'è bisogno di fare chissà che, però potete fare anche le acrobazie come le fa Dario. Perché lo apri così? Da là o no, va bene farlo uscire. Vai, versate. Vedete? Riempite tutte le formine, vedete come è omogeneo? Basta semplicemente shakerare e li mettete nel congelatore, devono stare 3-4 ore più o meno, quindi poi stasera vi faccio vedere il risultato. Ne facciamo, adesso li facciamo gli altri, li facciamo al cocco, sì. Comunque questi sono i due gusti nuovi e ve li straconsiglio, ragazze. Comunque stasera faccio vedere il risultato. Facciamo il cocco. Che pupi che osserva. Amore, cosa ne pensi di questa macchina, amore? Che stupenda. Finalmente il tuo sogno. C'è anche Pupi, ovviamente, dietro. Dobbiamo comprare il trasportino, vero? Sì. È bellissimo, ragazzi. È stupenda. Finalmente la nuova macchina comprata. Poi ci sono io con le mie nuove scarpette, che tra 5 minuti bestemmerò tutto. Questo nuovo vestito che mi va stretto, guardate qua, cioè mi va già stretto, non l'ho mai messo, la prima volta che lo metto. La mia Gucci. Secondo voi questa borsa va bene anche d'estate? È di vellutino, però vedo che le mettono. E qui ci siamo noi, Dio e mio amore. Ok Google, canzone nuova di Alessandro Amoroso, Mambo Salentino. Che tecnologia, ragazzi. Ma sei figo amore in questa macchina. Adesso stasera andiamo a cena con gli amici e già abbiamo festeggiato, vero amore? Sì. È bellissima. Poi dopo la vuoi spiegare un po'? Ci sono tutti i tasti, questo è tutto automatico, cambio automatico, tasto automatico, tutto automatico. Ma cosa fa qua? Cosa fa qui? Cosa fa? Sto mettendo la canzone di Mambo Salentino. Ah, ok. Non ho capito. Questo non ha capito. Non ha capito, spiegacelo meglio. Questi qua sono tutti i tasti per regolare il sediolino. Cioè facendo così verso giù, va giù, va su, va giù. Tutto automatico. Oh, è veramente bella, ragazzi. Aria condizionata a palla. Sì. Pupi, ti piace questa macchina, Pupi? Sì, però sì. Ci piace. Questa è una nuova GLA della Mercedes, che si chiama GLA Night Edition, che è l'ultima restyling della Mercedes. Bene. Poi faranno direttamente. È il top, amore, che noi solo top. Poi nel 2020 faranno la nuova GLA. Ah, questa è l'ultima Night Edition, non le faranno più. È molto confortevole, si chiama aerodinamica. Poi dobbiamo solo volare. Tettuccio. Ah, faccio vedere il tettuccio, non abbiamo fatto vedere. Panoramico. Vai. Come si fa qua? Sì. Faccio vedere. Ah, qua si apre sotto. E si vede anche da dietro. I vetri adesso sono oscuri. I vetri non si capisce, ma sono tutti nero scuri. Che fatto? È chiuso di nuovo? Vedo che ci andate forzare. Ok. Mamma Salentino. Vai. Aspetta. Non si sta aprendo. Vai. Ecco, ora si sta aprendo. Wow, tutta automatica. Wow. Così? Ah, se vuoi vedere le stelle viene la mia macchina la sera, bella. Poi c'è il cambio automatico, sia automatico che sequenziale vicino allo sterzo, vedete? Questo è il cambio vicino allo sterzo. Potete sentire un po' di musica di più alta. Amore, apri vetro.
Che vedi, è bello del tuo nuovo gioiellino. Ragazzi, questa è la macchina, ve la faccio vedere anche da fuori, so che siete curiosi. È bellissima, c'è anche il tettuccio apribile ed è molto comodo, almeno davanti. Vai amore, esci, andiamo all'uscita di Dario. Wow amore, come sei figo. Ciao. Auguri amore. Grazie. È un sogno realizzato per sì. te, eh? Perché? Bene. E la volevi da tanti anni. Ragazzi, gelati appena estratti dal congelatore. Guardate come sono belli. Vedo l'ora di mangiarlo. Ragazzi, sono buonissimi questi gelatini. Cocco è il mio gusto preferito. Ve li straconsiglio, provateli su Foodspring. E fate in fretta perché sicuramente finiranno, perché sono troppo buoni. E le cose su Foodspring come fu la cioccolata, vi ricordate, finiscono in fretta. Quindi acquistateli subito. Oh, amore, puoi provare anche fragola? Buonissimo, anche fragola. Calita YT è il codice. E andate su Foodspring. Buonissimo. Ragazzi, allora mi sono fatta questo chignon con le mollettine per stare più fresca. Mi sono messa i miei adorati gioielli Carita Jewelry, che tra l'altro abbiamo rifornito. Ci sono delle novità in vista, ma le cose più richieste le abbiamo rifornite perché era andato tutto sold out, quindi venite a vedere. E mi sono toccata con i nuovi trucchi di Nabla, che ho fatto anche un video su Instagram, quindi venite a vedere un video tutorial appunto come utilizzo questi trucchi. Ed è, si possono fare tantissimi trucchi, sono stupende queste nuove cose, io le amo le nuove palettine. Poi sono piccoline, sono troppo carine e sono veramente dei colori che mettono in risalto tantissimo l'abbronzatura. Quindi io veramente da adesso fino a novembre userò solo questi. Vedete, c'è sia la palette sui toni del corallo che nude, comunque adoro ragazze. E sono ancora scontate, non su caritashop.com, quindi approfittate. E niente, mi sento benissimo quando ti trucchi un po', anche se comunque mi trucco pochissimo, perché guardate, ho messo un po' gli ombretti, è venuto tipo così. Sulle labbra ho messo la matita. Mi piacciono un sacco queste qua, sì, questo ho messo la 08, le nuove di Alchemilla, che anche queste le state acquistando tantissimo su Carita Shop, è ottima. E ho messo prima questa qua e poi il lip gloss nuovo appunto sempre della collezione di Nabla. Questo me lo mangerei anche perché ha un sapore buonissimo. Comunque, e basta, perché comunque un po' di illuminante e basta, perché comunque appunto sono un po' abbronzatina eccetera. Eccoli qua i nuovi trucchi, sono troppo belli, sono troppo entusiasta per queste novità. Eccoli qui i nuovi trucchi, io sono troppo entusiasta per queste novità. E tra l'altro, come vi dicevo, sono ancora scontati per pochissimo, quindi fatene scorta, sono veramente bellissimi per l'estate. I lip gloss adoro, sono stupendi, ma guardate già i pack. Poi c'è il set con i pennellini, che è veramente bellissimo, anche con la pochette omaggio. E poi le due palettine, queste sui toni del corallo e queste sui toni del nude. Entrambe mettono in risalto l'abbronzatura, infatti coral e nude sono bellissime. Però la cosa bella è che, essendo piccole, sono molto pratiche anche da portarvi dietro. Vedete ragazze, tipo in vacanza oppure dove volete, ve le portate dietro. Io mi sto truccando solo con queste cose e ho messo la matita. Queste qua sono le matite che vi dicevo, le nuove di Alchemilla. Io ho messo questa qua, che è la 08, e poi ci ho messo sopra questo qua come lip gloss. Però i lip gloss anche da soli sono ottimi. Io però, a me piace sempre utilizzare queste matite, che sono veramente buonissime, anche queste a lunga durata, e sono nuove. Appunto, anche queste le trovate su caritashop.com, le abbiamo rifornite perché erano andate sold out. Queste sono le due palettine, vedete come sono belle i colori. Io già le ho strausate perché vi giuro mi sto truccando solo con queste cose, sono bellissime. No, queste sui toni del corallo adoro, è bellissimo, sono super pigmentati, bellissimo. Guardate questo quanto è bello, sono troppo belli. Ma anche questo qua, vabbè, io li amo, questi colori sono troppo belli. E anche questo qua è bellissimo, comunque adoro, questi sono i colori.
Allora, se prendete tutta la collezione è scontata al 20%, però vi dovete muovere perché non mi ricordo se oggi o domani scade la promo su caritashop.com, quindi vi dovete muovere. Se no, ad esempio, se volete prendere delle cose singole, usate il codice TheNude2019, avete il 15% di sconto. Se comprate almeno due cose, quindi se prendete due lip gloss oppure una palette, lip gloss, due palette, pennelli, insomma, quello che volete, basta che prendete due cose ed è attivo il codice, quindi ho 15% o 20%, però muovetevi perché sta finendo tutto, è tutto stupendissimo. Guardate questa, metto un sacco risalto l'abbronzatura, adoro. Comunque mi devo fare le unghie, mi devo mettere lo smalto perché ho la ricrescita. Come sapete non sto facendo il gel, sto mettendo smalto semplice, insomma, per evitare queste cose chimiche adesso che sono in gravidanza. A proposito di gravidanza, ragazze, intanto mi chiedete come va, come non va. Ho intenzione di farvi un video, magari ve lo carico appunto come prossimo video, in cui rispondo a tutte le domande più gettonate. Mi dicono che in America sono frequenti questi video in cui appunto ci sono proprio delle domande tipo un test in cui si risponde a tutto. Quindi magari se volete scrivetemi anche le vostre domande nei commenti e così nel prossimo video vi risponderò a tutto, anche quelle più assurde e particolari, a tutto, perché vi voglio dire tutto. Comunque è un'esperienza, un viaggio nuovo per noi donne, quindi è bello condividere anche questa cosa, perché so che molte di voi sono incinte o magari comunque vorranno avere un bambino, quindi è bello condividere questa cosa. Io vi dico che in questo periodo sto soffrendo tantissimo tantissimo il caldo, infatti ad esempio di giorno esco pochissimo perché comunque fa troppo caldo e soffro molto anche di svenimenti, di debolezza, stanchezza oppure sto in casa comunque con l'aria condizionata, comunque scendo comunque la sera quando si rinfresca l'aria, quindi questo è quanto. E niente, diciamo che c'era stata un po' una polemica, non una polemica, però comunque una cosa di cui volevo parlare, volevo sapere anche voi cosa ne pensate, perché molto spesso ci sono delle persone che non so come dirvi, però tendono un po' a scoraggiarti in qualsiasi cosa nuova, qualsiasi percorso di vita, tendono un po' a scoraggiarti a vedere tutto nero, a trasmetterti negatività. Io queste persone le allontano subito dalla mia vita, insomma nel mio quotidiano, però quando, essendo io un personaggio pubblico, essendo su internet, quando queste persone sono comunque persone che ti commentano eccetera, non puoi dire sì, c'è il ban, c'è questo, però non puoi dire no, ti escludo dalla mia vita, non mi puoi commentare. Quindi capita che un po' di questa negatività cercano di trasmetterla. E avevo letto una frase che diceva tieni lontano le persone negative perché loro per ogni soluzione hanno un problema, una cosa del genere. Questo per farvi capire io come la vedo. Cerco di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno e mai mi sognerei di dire a una donna incinta o comunque a una donna che comunque vuole affrontare questo percorso di dirle qualcosa di negativo, anche se magari ho avuto un'esperienza negativa. Io non direi mai nulla che possa scoraggiarla, anche se praticamente, allora, tutta la parte tosta, sto commento che avevo avuto in cui sta ragazza mi diceva, scusate, infatti è per il mio telefono squilla ovviamente come sempre, messaggini eccetera, cose di lavoro. Allora, lei mi diceva, poi vedrai quando sorridi adesso, allora, una foto su Instagram che io sorridevo e mi tenevo il pancione. Ci tengo da dire che non ho nulla con questa ragazza, contro questa ragazza, assolutamente. Colgo l'occasione del commento per spiegarvi questo concetto e trasmettervi un po' del mio pensiero. Tra poco lancio il cellulare. E, scusate, non ho messo il silenzioso. Allora, lei mi diceva, sorridi adesso che poi quando nascerà ti passerà la voglia di ridere, una cosa del genere. Allora, io ho pensato, ma magari questa, non so, magari ho un momento no, che è un po' nervosa, un po' stressata, avrà un bambino piccolo. Però, allora, magari ha avuto un'esperienza negativa, anche se per quanto mi posso sforzare di comprendere, per me, cioè, la gravidanza, la maternità, non può mai avere un'accezione negativa. Cioè, ci sono, come tutte le cose, ci sono della vita, ci sono le cose negative, anzi, spesso nelle cose, quanto più negative, più sacrifici bisogna farle, più vuol dire che sono belle, ne vale la pena, no? Però veramente, cioè, la gravidanza, la maternità, anche se tuo figlio piange, se, qualsiasi cosa, ma è
sempre una cosa bella, una gioia grande, una cosa immensa. Cioè, non so, io così la vedo. Quindi, ma anche se avessi avuto, mi dispiacerebbe tantissimo. Quindi per questo, ecco, non volevo parlarne di questa cosa. Poi ho detto, ma sì, parliamone. Perché anche se avessi avuto un'esperienza negativa, ma veramente negativa, io non mi sognerei mai di dire a una donna incinta che deve affrontare comunque un parto, una maternità, eccetera, di scoraggiarla in questo modo. Invece molto spesso vedo che ci sono delle donne, purtroppo, ahimè, viene sempre dalle donne, che ti scoraggiano anche qui su YouTube, ad esempio a volte dei video in cui dicono ridi, poi vedrai, non ridi più, poi vedrai quando tuo figlio piangerà, poi vedrai. Ma ragazze, io comunque penso che avere dei figli anche una scelta. Io fortunatamente, fortunatamente per mia scelta, perché poi ognuno fa come vuole, io ho deciso di averne comunque in età, non ho 18 anni, insomma. Quindi c'è una consapevolezza, una convinzione, un desiderio, ci sono tante cose, ecco, non è che è arrivato così dal nulla, insomma, c'era già l'idea, eccetera. Quindi io, cioè, desiderandolo, ovviamente so cosa mi aspetta, che insomma, le notti in bianco, le cose, ok, si affronta tutto. Quindi non so, lo trovo indelicato, tanto che io ho risposto al commento di questa ragazza, ho detto, ma che poi se avessi voluto proprio dirle tutto questo ci sarebbe voluto un problema. Quindi per snammatizzare molto spesso, ironicamente, perché non puoi rispondere seriamente a un commento del genere, le ho detto, ma se i figli non li volete non li fate, è semplice, cioè... questo perché, con tutto il rispetto, ripeto, per qualsiasi voglia situazione negativa, secondo me bisogna avere tatto e delicatezza nel momento, perché sennò ogni cosa che uno deve fare è come, ad esempio, quando ero più piccola, no? E andavo a scuola e mi dicevano, vedrai poi dopo quando lavorerai, oppure quando vivevo con mia mamma e mio padre, vedrai proprio quando vivrai, poi quando vivrai da sola, oppure quando ero single, vedrai poi quando ti fidanzerai, come sai. Allora io vi devo dire che nella mia vita tutte le cose che sono venute è stato sempre meglio, credetemi, sempre meglio, sempre più bello. Quindi non tornerei mai indietro adesso ai tempi della scuola, quindi fidatevi di me, non state a sentire queste persone che vi vogliono scoraggiare, per forza voglio trovare il negativo in ogni cosa. Allora, andare a lavorare, avere un'indipendenza è bello, andare a vivere da sole è bello perché ti puoi gestire tu le cose, fidanzarsi è bello perché si vivono tante cose insieme, insomma non troviamo sempre il lato negativo delle cose. E poi soprattutto quando una donna è incinta, no? Addirittura una persona mi ha scritto, ma sei sicura vuoi partorire? Perché guarda, fa molto male. Io per scherzare ho detto, no, ma guarda, infatti ho deciso di non partorire, lo inghiottisco, lo tengo dentro di me per tutta la vita, cioè, ma siamo fuori. Cioè, ma a parte che già uno magari può avere delle preoccupazioni, delle cose, e poi uno si mette anche a dire queste cose, il parto, poi piange... Ma pazienza, se piange non dormiamo, cioè a me non è che mi spaventa non dormire la notte, voglio dire, ma non capisco il senso del perché bisogna sempre scoraggiare, ma soprattutto su una cosa così bella come la gravidanza e come la maternità, sfido chiunque a dire se tornassi indietro non avrei mio figlio, perché è veramente una cosa bellissima. Quindi come l'hanno fatto tutti, come hanno partorito tutti, come hanno fatto tutti l'orto in bianco, le farò pure io, non ci sono problemi. E poi ci sono anche bambini che dormono la notte e non fanno l'orto in bianco, quindi voglio dire, però veramente questo in generale, un po' sulla cosa del parto, ma a me in generale qualsiasi cosa io faccio, c'è sempre, ecco, qua su internet, che la vita di tutti i giorni, no, voglio dire, no, però qua su internet le persone si prendono la briga di dirti delle cose veramente, veramente a volte indelicate. Quindi a volte io dico, riflettiamo, a volte se un commento deve avere un'accezione negativa, teniamocelo, perché quella giornata siamo nervosi, siamo frustrati, teniamolo per noi. Inutile scrivo, perché dall'altra parte sì, posso essere ormai un personaggio pubblico, un influencer, una youtuber, non so, chiamatemi come volete voi, comunque una persona comunque famosa, abbastanza conosciuta, che sto da 10 anni su internet, ma sono pur sempre una persona, quindi comunque certe cose possono farti rimanere male e colpirti, punto, tutto qua, e questo volevo dirti. E quindi cerchiamo di trovare il lato positivo, di trasmettere positività, questo è quanto, soprattutto in un momento bellissimo come la gravidanza, come la maternità. Io ad esempio sto comunque vivendo dei malesseri, dei malanni, ce li ho, però
però non mi metto a dire, se devo mettere una foto, non metto una foto in cui dico, anche se comunque mi lamento abbastanza che mi segue su IG Story, lo sa, un mal di stomaco, la nausea, gli svenimenti, le cose, però se metto una foto cerco di trasmettere la cosa positiva, se qualche ragazza mi dice qualcosa, io non mi metto a dire tutte le cose negative, comunque cerco sempre di trasmettere la positività, anche perché voglio dire, sì, sono cose abbastanza superabili, insomma, quindi questo è quanto, bisogna sempre cercare di trasmettere la positività. E quindi questo è quanto, cioè nei momenti in cui uno si fa una foto che si mantiene il pancione col sorriso, non vedo perché deve arrivare il nerd pessimista, il Grinch della gravidanza di turno e deve dire ah, ridi adesso che poi non riderai più quando nascerà. Cioè, ma è così. E invece, per esempio, poi oggi ho pubblicato un'altra foto dove ho detto che ho fatto questo sogno in cui ho sognato, vi andate a leggere su Instagram. E là ci sono state tantissimi commenti di donne che hanno detto, guarda, si parlava di maschio o femmina, hanno detto, guarda, il mio, io anche volevo la femmina, poi il maschio, però veramente ti cambia la vita, sarà il tuo amore grande, ci esisterà solo lui, sarà bellissimo. Quindi leggere tutti questi commenti, vedete, fa bene, ma fa bene a me che li leggo, ma anche a voi che li scrivete, perché trasmettere positività, e questo ve lo posso assicurare perché è quello che faccio io da tanti anni, grazie ai social, a internet, a YouTube, a Instagram, ti fa stare bene molto spesso. Se io sono giù, sono preoccupato, però aver cercato di trovare il positivo dentro di me, trasmetterlo agli altri e leggere poi che le persone ti dicono, oh, ma io ero un po' giù, però leggendo questa frase che hai messo, questo post, questa foto, questo tuo video, mi sento meglio, vi fa stare bene. Quindi fidatevi di me, basta con questa negatività, questi commenti negativi, questa cattiveria, queste cose che vi fanno stare male. Non è il modo giusto per stare bene. Per stare bene dovete trovare il buono dentro voi, anzi commentare positivamente, trasmettere positività, essere gentili, insomma tutto quello che tutti i pensieri positivi, questo vi fa stare bene, credetemi, è così. Non ci si sfoga dalle giornate negative, dalle cose negative, buttando fango, offendendo gli altri e dando negatività, anzi si viene fuori da quella negatività e si trova la positività, cercando di trovare appunto questi messaggi positivi e cercando di dare positività e benessere agli altri. Credetemi, provate e vedrete che sarà così. Va bene, Carlita filosofa vi lascia e niente ragazze, io spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia lasciato qualcosa di bello come lo lasciate voi a me con i vostri meravigliosi commenti. Quindi mi mando un bacio grande, vi aspetto su Instagram e vi aspetto nel prossimo video con le risposte alle vostre domande. Ciao ciao! Ragazzi, stasera per cena così, anche se io ho sempre mal di stomaco, ma mi sono fatta fare la pizza con i pomodorini perché la salsa di pomodoro mi fa acidità. Speriamo che vada bene, ormai sempre mal di stomaco, però la fame è sempre tanta. E la mia pizza piena di mozzarella, quella del mio amore. Buon appetito! Buon appetito!